Si scopre l'acqua calda forse dicendo quello che dico. Tutti lo dicono, però nessuno si attiva perché ciò accada, cioè porre la centralità del cittadino nel sistema, anche per quanto riguarda le scelte di governabilità sulle cose. Io ricordo l'esperienza, per esempio, che ha tentato Veltroni, che poi è finito come è finito, ovviamente, perché il messaggio non è stato compreso fino in fondo, forse, ma non perché io sia aderente a una posizione di Veltroni, piuttosto che semmai il contrario, ma è che era un tentativo di portare verso un centro, verso una governabilità, un'alternanza di governo che potesse porre al centro il cittadino, che potesse scegliere o gli uni o gli altri in base alle condizioni di fattività, no? Di cose fatte che il cittadino poteva scegliere come le migliori piuttosto che condannarle perché le peggiori, quindi su questo creare un'alternanza di governo. La situazione che non è riuscita come sistema, no? Quello di far convergere i partiti verso il centro, tutti i partiti, i maggiori partiti verso il centro, che potessero scatenare una reazione virtuosa di alternanza di governo sulle cose da fare, oggi secondo me si è ricostituita con la posizione che ha assunto Renzi. E io immagino che se gli altri, quindi coloro che dovrebbero far parte di questo sistema di alternanza di governo, si attrezzassero per occupare questa posizione, non come parte tale da dover essere, come dire, depositari unici di una verità rispetto, diciamo, a quella che è la realtà dei fatti, ma si riuscisse veramente a competere con la posizione che ha assunto il Partito Democratico, e quindi mi riferisco a Forza Italia, che si possa comporre in una situazione dialettica di alternanza possibile sulle cose da fare, io penso che forse quello che non è riuscito a fare Veltroni anni fa si potrebbe fare adesso. Quindi io vedo addirittura una grande forza che potrebbe avere il centrodestra rispetto a interpretare quale dovrebbe essere la collocazione, no, di proposta di alternanza di governo sulle cose da fare. Perché sicuramente il pensiero del neoliberalismo popolare io credo che possa essere vincente, no? Rispetto, diciamo, a una controdeduzione di altri schemi, di altri sistemi che vincolano molte volte la crescita. Io penso che ci si stia attardando sul fatto che non si capisca come la geometria politica debba ristrutturarsi, no? Di fronte a una dinamica che ormai si è conclusa in riferimento a una parte, no, delle proposte di governo, e dall'altra parte mi sembra che non ci sia questa voglia, questa forza di interpretare la condizione di essere alternativa. Bisogna essere un'alternativa, ma non perché si è migliori, perché bisogna dare al cittadino la condizione di poter scegliere quella che è la soluzione migliore per i propri interessi, per il proprio divenire, per le proprie garanzie e soprattutto per diminuire quei famosi fattori negativi che poi involvono in una permeabilità con la criminalità, con l'impossibile, col fallimento, con la filosofia del fallimento.